interventi che probabilmente denunciano un'aspettativa, insomma, delle cose che posso fare, molto elevata, molto, diciamo, dove la speranza si coniuga alla possibilità di fare. Questo mi rincuora molto perché, vedete, il tema della impotenza della politica oggi è il morbo che affligge, direi, il cuore democratico della nostra cittadinanza. Il fatto che il 30, il 35, il 40% delle persone non vada più a votare in alcune occasioni, in molte elezioni amministrative funziona così, è un tema che non deve lasciarci rassegnati, non deve lasciarci senza il pensiero assillante, non tanto di evocare una partecipazione forzata. Un tempo si diceva che nella nostra Costituzione quel dovere di partecipare al voto dovesse essere addirittura sanzionato se non esercitato. Oggi ci sono teorie che invece sostengono che chi non partecipa al voto dovrebbe neutralizzare un pezzo di rappresentanza e quindi se invece di eleggere 1000 parlamentari il 40% delle persone non va a votare bisognerebbe eleggerne 600, c'è una teoria suggestiva che dice questo. Però io vi dico che mi fa piacere trovare nei vostri interventi una sorta di schiaffo che fa risvegliare rispetto a questo imbambolamento. Cioè non è consentito alla politica, né in quella che si fa a Città Sant'Angelo, né in quella che si fa a Pescara, né in quella che si fa a Vasto, cioè la politica che ci hanno raccontato Gabriele Florini, Marco Alessandrini, Antonio Del Casale, di imbambolarsi rinunciando, sentendosi, autodenunciandosi impotente. E questo ovviamente vale assolutamente di più quando si tratta di un governo nazionale. Voglio fare il racconto di come è nato, perché io sono qui a salutare su invito di Marco, Luciano, Guido, Valerio, tanti amici con i quali abbiamo condiviso, diciamo, un grado costante, in certi momenti debole, affievolito, ma mai interrotto di passione per la politica. Io sono qui perché ovviamente mi è capitato di fare qualcosa in questi 6 mesi passati, affiancando, pur non facendo parte del governo, la funzione di vertice del governo. Vi ricordate come eravamo messi subito dopo le elezioni? Un paese che esprimeva nelle sue piazze una grande ansia di cambiamento, ma la esprimeva quest'ansia con una rabbia, con una furia di rigetto della politica che poi si è incanalata in grandissima parte nel voto dato a Grillo e al Movimento 5 Stelle. Ed è un paese che si è diviso non in due ma in tanti pezzi. I 3 pezzi più importanti sono il pezzo che io chiamo del rifiuto, perché anche poi quando questo pezzo del rifiuto prende il 25% dei voti e pretende di valere come il resto del 75%, non può che essere un rifiuto addirittura declinato in maniera irrazionale, se mi consentite di dire, con venature anche totalitarie. Quando io li sento dire: a noi non ce ne frega di fare le riforme perché arriveremo noi e le faremo da soli le riforme, mi vengono, al di là della qualità o della buona fede delle persone, mi vengono un pochino i brividi, perché i germi di queste parole, la grammatica e la sintassi di questi pensieri, io li ho già sentiti, no, non li ho sentiti, li ho letti sui libri di storia e non mi piacciono per nulla. Poi c'è un pezzo di un mondo, diciamo così, compiaciuto, direi anche rassegnato, forse impaurito del nuovo, della prospettiva, che è quello che ha votato alla fine il PDL e Berlusconi,
raccolto dal selciato in cui l'hanno cacciato, gli scandali e direi anche la ormai mortificante condizione di profilo pubblico. Eppure comunque c'è un cittadino italiano su quattro che ha votato quella forza politica. Evidentemente l'offerta politica, e questo è il terzo pezzo che abbiamo saputo proporre noi, sia sul versante del governo, sia sul versante della qualità delle persone, sia sul versante della intellegibilità della proposta, non ha convinto. Prendiamone atto. Da qui che nasce il momento di emergenza di questo paese. La peggiore delle leggi elettorali, fatta per non far governare, si coniuga con il peggiore dei sentimenti pubblici, sociali degli ultimi anni, perché in tutti i paesi ci sono delle forze antisistema, ma in nessun paese hanno raggiunto la percentuale che hanno raggiunto in Italia, e sono risultati decisivi per fare altre cose. Ebbene, questo benedetto cortocircuito, quando si coniuga con la vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica, dà origine ad una fase di necessità. Guardate, io dico, quando questo sistema fa cortocircuito, noi siamo ancora in una condizione nella quale alcuni anche oggi dicono: vabbè, ma si poteva fare semplicemente, andando ad elezioni, tentare di avere quel voto in più in Senato che ci mette nelle condizioni di avere una maggioranza, purché sia, ma con i tuoi voti e con le tue proposte e con la tua classe politica da mandare nei vertici istituzionali. In realtà non è così, perché questo tipo di legge elettorale che abbiamo, fatta per impedire i governi, si coniuga con un sistema istituzionale, costituzionale, che è tra i più complicati del mondo e che contiene al suo interno un vero e proprio bacco, direbbero gli informatici. Lo ricordate il bacco informatico che doveva nel 2000 far saltare tutto il sistema della connessione, del web, delle reti? Ma c'è un bacco che è semplicemente questo, che quando tu hai due camere che fanno le stesse cose, che hanno gli stessi poteri, ciascuna delle quali deve dare la fiducia al governo, e se una non gliela dà il governo non esiste, ma queste camere vengono elette con un sistema elettorale sostanzialmente differente, perché in una un premio di maggioranza viene dato nazionalmente, in un'altra invece viene dato regionalmente, e viene eletto questo sistema politico istituzionale da due platee di elettori diversi, perché noi riteniamo, secondo me sbagliando oggi, io sono molto d'accordo per eguagliarla l'età di accesso al voto democratico, riteniamo che un ragazzo di 18 anni o un ragazzo di 24 anni, 11 mesi e 30 giorni sia in grado di eleggere il proprio deputato, il proprio sindaco, il proprio presidente di regione, ma non sia in grado di eleggere un senatore della Repubblica. E quindi in questo sistema, dove c'è una stratificazione di storia, potremmo dire anche perché è successo così, purtroppo io vi dico, provate a farlo funzionare. Provate a farlo funzionare in questo contesto di grande frammentazione politica, e siccome non ha funzionato, io vi dico che se anche noi tornassimo a votare con la stessa legge elettorale, riprodurremmo un sistema che ancora oggi porterebbe a l'impossibilità di avere una maggioranza che esce dalle urne, che esce dalla volontà dei cittadini, e torneremo sostanzialmente all'obbligo delle larghe intese, espressione che non mi piace, ma che è in poche parole il sistema di un governo di necessità, molto forzato dal ruolo, diciamo così, espanso a fisarmonica per la debolezza dei partiti e dei gruppi parlamentari del Presidente della Repubblica, e meno male che c'è Giorgio Napolitano, e che se non vi fosse porterebbe ad una paralisi effettiva del governo, di
questo paese. Guardate, è vero, c'è qualcuno che dice che a Bruxelles sono sopravvissuti senza governo per quasi un anno e mezzo. Ma io vi invito a vedere che cos'è il Belgio. Il Belgio è un sistema federale dove c'è alla fine la città di Bruxelles che conta molto, il resto conta molto poco, e non è un paese che ha 60 milioni di abitanti. Io vi prego di credere che qualsiasi altra soluzione che noi avessimo immaginato di fare avrebbe portato a elementi di dissoluzione del sistema statuale e della nostra economia e della condizione di vita degli italiani, per cui oggi noi avremmo avuto le sedi delle istituzioni bruciate dalle rivolte popolari. Perché altro è evocarle a parole queste cose, altro è viverle sulla pelle quando, come è successo in Grecia, non ti danno gli stipendi se sei un insegnante o se sei un dipendente pubblico, non ti danno la pensione per uno, due, tre mesi o te la tagliano del 30-35%. Modificando, non nella percezione psicologica, come diceva Silvio Berlusconi, maledizione se avessimo avuto la forza di mandarla a casa prima, non quando si potevano fare delle cose importanti nel momento in cui si scatenava la crisi, ma altri paesi hanno reagito alla crisi in maniera del tutto diversa rispetto a noi, che potevamo governarla molto ma molto meglio, ma nel momento in cui la crisi si manifestava veramente come la più acuta vissuta dall'Occidente dopo quella del 29. Ecco, allora io sono qui semplicemente per questo motivo, lo voglio dire anche perché mi piace rispondere ad alcune opinioni che sento nel Partito Democratico, un'ultima quella che leggo su un'intervista che ha fatto al Foglio Rosi Bindi, che chiede oggi ancora a Enrico Letta di dimostrare che questo non è il sistema che si vuole in futuro, ma è solamente un momento di passaggio. Il Presidente del Consiglio ha sempre detto, in ogni occasione pubblica, per quanto mi riguarda e posso riferire anche privata, che certamente questo è uno stato di eccezione, che il sistema di governo con maggioranze che non escono dalle urne ma escono da composizioni parlamentari, perché non ci sono altre maggioranze possibili, è un sistema coatto che dobbiamo far funzionare comunque per il bene del Paese, tirando al meglio i risultati dell'azione di governo, ma sicuramente non è l'ideale, è un pilastro dell'azione di governo e per questo motivo quello delle riforme istituzionali e della riforma elettorale che ne dovrà conseguire. Quindi lo voglio dire qui, togliamocelo dalla testa, non raffiguriamo per motivi di semplificazione, come dire, di dialettica congressuale, di distinzione quando non si hanno altre cose da dire. Non esiste nella testa di nessuno, non esiste nella testa del Presidente del Consiglio, dei suoi amici, dell'Associazione 360 e di chi sostiene lealmente in Parlamento, ciao, questo governo, l'idea che questa è una situazione che si perpetui diventando il sistema. Angela Merkel ha avuto un successo che nessun altro probabilmente cancelliere nella storia, forse Adenauer, forse Kohl dopo l'unificazione, ha avuto. È costretta in questo momento a fare un governo di larga intesa dopo aver tentato di fare un governo di strettissima maggioranza con i Verdi, non c'è riuscita. Le elezioni si sono tenute settimane fa, nessuno in Germania si sta lamentando dicendo è una cosa urgente, è una vergogna che non ci sia un governo, perché quello è un paese che sa gestire uno stato di necessità. Noi non siamo stati in grado di gestirlo, vi ricordo che normalmente un Presidente della Repubblica si eleggeva nelle precedenti esperienze al 23esimo voto, al 18esimo voto, al 22esimo voto, questa è la storia delle elezioni del Presidente della Repubblica. Se noi non avessimo eletto al quinto voto Giorgio Napolitano, io credo che ci sarebbe stato qualcosa di cui pentirci per la tenuta del sistema istituzionale, perché molti di noi hanno fatto fatica per la
evocazione malvagia anche della piazza che le forze del sistema hanno fatto a uscire dal palazzo da dove esercitavamo il dovere, diritto costituzionale di eleggere il Presidente della Repubblica. E qui parte il governo Letta, governo che si occupa soprattutto, come lui ha detto nelle prime dichiarazioni programmatiche, delle politiche, non della politica. Le politiche sono i fatti di governo, sono i provvedimenti, sono le linee guida di un'azione che, come ho detto prima, si volge da una parte sul versante delle riforme economiche e dei provvedimenti che servono all'economia del Paese, dall'altra parte si rivolgono alle riforme costituzionali e alla riforma elettorale. Io penso che ciascuno di noi abbia il dovere e anche il diritto di criticare l'azione del governo, imparando in qualche modo però a conoscerla senza luoghi comuni, cercando di partire dalla realtà in cui si muove il Paese, cercando di ritornare cioè a una politica dove la verità dei fatti non è un optional. Questo vuol dire che io non posso raccontare al mio Paese, a meno di non considerare i cittadini come degli omini di plastilina, delle donne e degli uomini da trattare sostanzialmente come dei fessacchiotti da plasmare con la ripetizione mediatica di cose non vere. E se noi partiamo da questo momento, da questo bisogno di verità, da questa necessità di verità, solo così capiamo dove punta l'azione di governo, da dove parte e dove può arrivare. Ci sono molte espressioni critiche, le vedo nel sindacato, le vedo nel mondo del lavoro, nelle associazioni datoriali, per esempio sulla legge di stabilità. Beh, vabbè, a parte il fatto che per una settimana ci avevano spiegato che ci sarebbero stati tagli per 3 miliardi e mezzo nell'anno prossimo alla sanità, cosa che non avete trovato. Quindi questo bisogno di verità parte anche dalla comunicazione oggettiva che tutto questo che vi è stato detto non c'è. Ma per esempio non ho ancora sentito dire, lo voglio dire qui in Abruzzo, perché in Abruzzo c'è un tema che riguarda l'utilizzazione di fondi straordinari per lo sviluppo, come ci è stato ricordato prima, che devono incrociare la progettualità del sistema delle imprese e delle autonomie locali. Beh, in questa legge di stabilità c'è il finanziamento, che partirà dal 1 gennaio del 2014, del nuovo ciclo di programmazione comunitaria. Voglio evocare le cifre perché non sono indifferenti, sono quasi 55 miliardi di euro dal 2014 al 2020 per il Mezzogiorno, i vecchi fondi FAS in pratica che il ministro Tremonti ha usato come bancomat per fare le operazioni di trasferimento di ricchezza dal sud al nord senza colpo ferire per quasi 5 anni e che insieme ai fondi comunitari faranno una dotazione complessiva che aspetta di essere programmata bene, impegnata bene, progettata bene e spesa meglio, perché altrimenti rischiamo di restituirli questi soldi, sono complessivamente 110 miliardi di euro nei prossimi 6 anni, dal 14 al 20. C'è un'attenzione nuova, ci stiamo lavorando tutti i giorni, e lo voglio dire anche perché insieme alle polemiche conta anche cercare di capire che non esiste il lavoro senza impresa, non esiste il lavoro, non esiste una giusta paga, non esiste la possibilità di benessere oggi in questo mondo, e sarebbe da pazzi di tornare alla logica dei cantieri di lavoro gestiti dal pubblico, che poi il giorno dopo creano, come dire, il disadattamento dei disoccupati di ritorno. Non esiste nulla di tutto questo, non esiste lo sviluppo vero se non esiste l'impresa. L'impresa oggi non è solamente l'impresa locale, non è solamente l'impresa italiana, perché così come gli italiani vanno a conquistare il mondo nelle loro iniziative economiche e portano fuori dal nostro paese 30 miliardi all'anno di investimenti, è impossibile che noi cresciamo e torniamo a fare lavoro se dal mondo arrivano in ogni anno in Italia meno di 5 miliardi di investimenti.
Cioè non è possibile che l'Italia venga vista come un posto dove non si può fare impresa. La cosa che stiamo facendo è in questo momento mettere a disposizione delle imprese, sia italiane sia estere, ma soprattutto guardando molto all'estero, la prospettiva di una forte semplificazione burocratica, di nuove norme che riguardano il diritto, le società, le autorizzazioni pubbliche, la concentrazione, non l'annullamento della democrazia nei poteri locali, ma la concentrazione, la responsabilità dei poteri locali rispetto a un'istanza, sia che venga dalla ditta individuale di quello che vuole aprire un'edicola, sia rispetto alla multinazionale estera che vuole fare grandi investimenti nel turismo, nella cantieristica, nell'industria, nei servizi. Destinazione Italia si chiama. Speriamo nel giro di un paio di mesi di passare da una fase di consultazione pubblica, che è oggi possibile effettuare anche da parte vostra sui siti del governo, della pubblica amministrazione, a provvedimenti che in qualche modo mettano in piedi questa nuova attenzione verso il paese. Vogliamo moltiplicare per 5 gli investimenti esteri nel nostro paese, perché vuol dire allora moltiplicare per 5 il lavoro e la ricchezza che quelli creano, se fossero allo stesso livello degli investimenti che noi italiani facciamo all'estero. Tutto questo, guardate, non è indifferente che la faccia dell'Italia nel mondo sia diventata in pochissimi mesi, sia cambiata, diciamo così, in pochi mesi, da quella di un signore che viveva marginalizzato a raccontare barzellette nei vertici istituzionali con i potenti e i grandi nel mondo, i rappresentanti delle nazioni, Silvio Berlusconi, a Enrico Letta, che ieri ha ricevuto dal presidente Barack Obama, non richiesto, ma diciamo con una gratuita raffigurazione di che cosa può essere anche una leadership italiana nel mondo, un complimento che io non ho sinceramente mai sentito pronunciare da un presidente degli Stati Uniti nei confronti di una leadership di esecutivo, nei confronti di un presidente del Consiglio italiano. Sarà che sono quasi coetanei, sarà che si parlano senza intermediari, sarà che hanno tutti e due dei figli, cioè sarà che sono persone normali. Noi abbiamo riportato la normalità e la faccia bella dell'Italia nel mondo. Questo è quello che siamo riusciti a fare in tutti i mesi. Poi possiamo dire che ci sono debolezze nel governo, possiamo dire che paghiamo quello che Luciano D'Alfonso ha detto in una maniera molto bella e che io voglio considerare anche, che faccio mia totalmente, me l'ero appuntato, mi ha rubato l'argomento, forse hai anche sbirciato nei miei appunti perché non riesco a... Cioè questo della mancanza di fiducia, questa è la parola decisiva nel nostro paese, perché se non c'è fiducia non c'è comunità, se non c'è comunità non c'è popolo, se non c'è popolo non c'è cittadino. E se non c'è cittadino, comunità, popolo, fiducia, guardate, anche i partiti fanno fatica a sganciarsi da una democrazia fatta solamente di un messaggio mediatico, dove poi non c'è nessuna responsabilità nelle cose che si dicono, non c'è nessuna verità nelle cose che si dicono, non c'è nessun aggancio con la realtà della vita. E quindi io lo voglio dire, noi iniziamo certamente un nuovo percorso con l'associazione 360 per aiutare molti giovani, speriamo siano moltissimi, molti amministratori, spero che siano ancora di più, a riavvicinarsi alla riconquista della fiducia. Guardate, vi dico che è terribile fare questo lavoro della politica, questa missione della politica, questo servizio provvisorio della politica, sapendo che tutto quello che fai, quasi tutto quello che fai, vede nell'interlocutore, nella faccia anche della persona disponibile che abbiamo davanti, magari anche nelle vostre facce, nelle vostre teste, un pregiudizio di sfiducia, un pregiudizio negativo, un pregiudizio che vede alla fine
annullato lo sforzo della persona, del singolo, perché fai parte di un sistema che non funziona più, di un sistema marcio, di un sistema che fa la sanguisuga del popolo. Io sono sicuro che noi la fiducia non la ristabiliamo semplicemente facendo l'esempio delle migliori persone che possiamo esporre, ma la ristabiliamo certo con l'esempio, che è la condizione essenziale, ma facendo le riforme e facendo i cambiamenti che la gente possa toccare con mano, facendo quindi la riconnessione sentimentale tra la politica e il popolo, direbbe un vecchio Gramsci, facendo quindi sì che quello che fa un rappresentante della politica possa essere detto veramente di nuovo in nome del popolo italiano che ti ha eletto, e quindi qui io non voglio più partecipare, me ne vado, non faccio più la politica se non cambia questa legge elettorale dove su di me c'è il sospetto che sono nominato, che non sono capace, che mi ha messo lì il mio amico, la mia amica. E allora questa è la ragione che ci spinge a resistere, perché noi tutti i giorni nell'azione di governo la metà del tempo purtroppo la passiamo ancora oggi a ripararci dei colpi, magari anche da un po' di fuoco amico, dalla incapacità di spiegare gli atti, i gesti e le cose buone del governo. Si dice questa legge di stabilità, che vi dico, ci sono 2 mesi per migliorarla in Parlamento, adesso vediamo come si migliora. Ovviamente chi propone miglioramenti dovrebbe sempre, se questi miglioramenti sono aggiungere soldi, spiegare da dove li prende. Ecco, perché se non ci mettiamo d'accordo su questo, è come quella famiglia, per dirla con una barzelletta, perché per dirla in maniera colta citerei quella bellissima scena di Miracolo a Milano di Zavattini, dove un angelo scendeva e diceva: se mi dici quanto vuoi, io ti darò quanto mi dici. E si fa una gara in questa comunità di poveri baraccati a dire sempre una cifra sempre più alta, sempre più alta, sempre più alta, e vince alla fine quello che, non conoscendo più nemmeno la realtà del numero che sparava, è riuscito a dire più uno. Ecco, qui non si può giocare a più uno. E neppure si può giocare a, come quella famiglia dove il papà diceva: ah, ma se avessi bene questa macchina la guido, è veloce. Il figlio diceva: ma no, c'è quella più bella, c'è perché la Ferrari è meglio, la Maserati, eccetera. E la mamma saggia alla fine dice: sentite ragazzi, come siamo su 500, fate una cosa, scendete dalle vostre e spingete che è finita anche la benzina. Allora recuperare la politica e le politiche significa resistere anche alla suggestione, come avremmo potuto fare non più tardi di 2-3 settimane fa, di mandare tutti al diavolo, uscirne con una grande, diciamo così, presa di autorevolezza di Enrico Letta, che è riuscito dopo 20 anni a smacchiare il giaguaro, come si diceva alle elezioni, e lo ha ricacciato in una condizione di non, diciamo così, offensività. Poteva dire Ricoletta, invece di dire: io pongo una questione, non voglio più sentire parlare delle tue questioni giudiziarie, non voglio più sentire legata la vita del governo alla questione della decadenza, chi ci sta ci sta, questo è il programma, io lo voglio portare avanti. Guardate che noi abbiamo vinto questa battaglia perché c'è stato un Partito Democratico unito, a partire dai candidati alla segreteria. Mi tolgo il cappello davanti a questi signori. È la forza di un Partito Democratico forte, lo dico col bisticcio di parola, la forza di un Partito Democratico forte l'abbiamo vista in quei giorni, dove sarebbe bastata una sbavatura per farci massacrare dalle forze centrifughe del PDL, ma un Partito Democratico forte è riuscito, è unito, questa forza data dalla unità, perché, lo dico alla De Gasperi, solo se siamo uniti siamo forti. Ricordiamoci nelle prossime settimane di campagna congressuale, quel Partito Democratico è riuscito a ristabilire una linea di razionalità nell'opinione pubblica del Paese e nella conduzione del gioco istituzionale. Poteva andare anche diversamente. Letta poteva dire: sapete che vi dico, denuncio il ricatto di questo signore, non lo sopporto, ma non lo tollero nemmeno
per un secondo e mando al diavolo tutti, questo è il governo, andiamo alle elezioni, mi ci metto io a fare il leader del centro-sinistra per le elezioni, senza nuova legge elettorale, senza riforme costituzionali, sempre con i 1000 parlamentari, sempre con il Parlamento che fa le stesse cose, sempre una legge invece di farla in 2 mesi la facciamo in 1 anno e mezzo, se è di iniziativa parlamentare. Abbiamo resistito a questa tentazione e abbiamo resistito per il bene del Paese, che ci viene riconosciuto in una costante crescita di consenso che va consolidato se a fianco della faccia di Enrico Letta ci mettiamo le nostre facce migliori, le nostre persone migliori, le nostre intelligenze migliori, quelle che vengono dalla lunga esperienza e dalla lunga vita, non magari nelle istituzioni ma nella società, nel mondo della scuola, nell'impresa, nelle amministrazioni, e quelle che invece vengono dalla novità assoluta. Guardate che noi abbiamo portato molti ragazzi in Parlamento, dico ragazzi perché io non sono più un giovane, e diffido, scherzo ovviamente sempre con Luciano su questo, perché lui dice c'è questo ragazzo, ma chi è? Non lo vedo. E vedo uno come me con i capelli brizzolati, diciamo, e dico, scusa Luciano, guarda che non puoi dire ragazzo quello che è alla tua età, perché non siamo più ragazzi. Noi in Parlamento abbiamo portato ragazzi, cioè persone che vengono da un'esperienza di vita che è radicalmente diversa da quella di chi ha fatto anche magari 20 anni in una pubblica amministrazione e che porta la sua radicalità dentro le istituzioni, la sua domanda radicale, senza magari mediazioni. Poi le deve imparare a fare le mediazioni, però. E la legge di stabilità sarà un luogo in cui si imparerà molto a farle. Le mediazioni e la ripresa dalla verità del paese reale. Però, vedete, noi lo sforzo di mettere i migliori e quelli che siamo capaci di individuare come migliori alla guida del paese, dobbiamo farlo tutti insieme. Lo dobbiamo fare nei paesi, nelle piccole realtà che espongono i sindaci e i consiglieri che avete visto, che avete ascoltato, e che noi ci permetteremo di metterci un pochino più di impegno nell'ascoltare sempre di più. Ci hanno detto fateci spendere i soldi che hanno, c'è un primo riconoscimento, un ampliamento, una forzatura che faremo e continueremo a fare anche verso l'Europa per allentare il patto di stabilità e consentire ai comuni, alle amministrazioni virtuose di fare gli investimenti nel loro territorio. Queste persone migliori dobbiamo individuarle in uno Stato che è quello che conosciamo e che noi non vogliamo cambiare nelle cose essenziali e belle che abbiamo fatto. Le cose belle e essenziali sono anche la capacità di comunità come le regioni di autogovernarsi, le città di autogovernarsi. Le modifiche che noi faremo alla Costituzione sarà quella per dire sempre più responsabilità visibile, ma per fare le cose, non per ingrippare il Paese. Le regole nuove, le risposte che ci sono state domandate saranno orientate a queste. Non cambiamo la Costituzione nei suoi valori essenziali, la cambiamo per renderla più capace di rispondere alle domande degli uomini e delle loro comunità di oggi, che non sono gli uomini e le comunità e le istituzioni soprattutto di 60-70 anni fa. E allora vi dico che l'intervento che ho ascoltato di Luciano D'Alfonso è un intervento che denuncia una personalità, una competenza e una prospettiva, una passione politica che va ben oltre anche l'Abruzzo, ma che vi prego di considerare per il vostro futuro, il bene di questa terra e se non si ritiene. Noi faremo tutto il possibile per aspettare il nuovo Abruzzo vostro e di Luciano D'Alfonso. Al primo incontro andrò io sotto Palazzo Chigi a prenderlo, quando porterà la speranza, l'interesse, il progetto dell'Abruzzo al primo incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà ancora, ve lo assicuro, Enrico Letta.